Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 44. Dio è la luce in cui vedo, oppure l'amore è la luce in cui vedo. Allora, man mano che andiamo avanti, le lezioni diventano sempre più belle, più importanti, non che le altre non fossero belle, anzi tutte sono belle sinceramente, ma man mano che andiamo avanti col corso, le lezioni sono veramente forti, veramente belle. Quindi oggi diamo seguito all'idea di ieri aggiungendovi un'altra dimensione. Tu non puoi vedere nell'oscurità e non puoi fare la luce. Puoi fare l'oscurità e puoi pensare di vedere in essa, ma la luce riflette la vita e pertanto un aspetto della creazione. Creazione e oscurità non possono coesistere, ma la luce e la vita. La luce e la vita devono andare di pari passo, non essendo altro che aspetti diversi della creazione. Quindi per vedere devi riconoscere che la luce è dentro, non fuori. Tu non vedi al di fuori di te stesso, né gli strumenti per vedere sono fuori di te. Una parte essenziale di questi strumenti è la luce che rende possibile vedere. Essa è sempre con te. E rende possibile la visione in ogni circostanza. Oggi cercheremo di raggiungere quella luce. A questo scopo useremo una forma di esercizio che è stata già suggerita in precedenza e che utilizzeremo sempre di più. È una forma particolare, particolarmente difficile per la mente non disciplinata e rappresenta un obiettivo principale nell'addestramento mentale. Richiede precisamente ciò che manca alla mente non allenata, cioè disciplina. E tuttavia, se vuoi vedere, questo addestramento deve essere portato a termine. Fai almeno 3 periodi di pratica oggi, da 3 a 5 minuti ciascuno. È caldamente raccomandato un periodo più lungo, ma soltanto se noti che il tempo scivola via con poco o nessuno sforzo. La forma di pratica che useremo oggi è la più naturale e facile del mondo per una mente addestrata, mentre sembra quanto di più innaturale e difficile ci sia per la mente non addestrata. La tua mente già non è più del tutto priva di addestramento, sei abbastanza pronto ad imparare la forma di esercizio che useremo oggi, ma puoi trovarti ad incontrare una forte resistenza. La ragione è molto semplice, mentre ti eserciti in questo modo, lasci alle tue spalle tutto ciò in cui adesso credi e tutti i pensieri che ti sei costruito. Propriamente parlando, questa è la liberazione dell'inferno, tuttavia percepita attraverso gli occhi dell'ego è perdita di identità e discesa nell'inferno, perché lo sappiamo che l'ego crede nella separazione, nella colpa, nella vergogna, nel peccato e così via. E lui crede di essere separato e quindi per fare tutto ciò costruisce illusioni su illusioni. Se riesci a distaccarti dall'ego anche così poco, non avrai difficoltà a riconoscere che la sua opposizione e le sue paure sono senza significato. Potresti trovare utile ricordarti di tanto in tanto che raggiungere la luce e sfuggire dall'oscurità, qualunque cosa tu possa credere in contrario, Dio è la luce nella quale vedi. Stai cercando di raggiungerlo. Inizia il periodo di pratica ripetendo l'idea di oggi ad occhi aperti, poi chiudili lentamente, ripetendo l'idea svariate altre volte. Quindi Dio è la luce in cui vedo, o l'amore è la luce in cui vedo. Poi cerca di immergerti nella tua mente, lasciando andare ogni tipo di interferenza e di intrusione, immergendoti tranquillamente al di là di esse. La tua mente non può essere fermata in questo procedimento, a meno che tu non scelga di fermarla. Sta semplicemente facendo il suo corso naturale. Cerca di osservare i pensieri che passano senza coinvolgimento e scivola tranquillamente oltre essi.
lasciali andare tranquillamente. Non ti spaventare, mentre non viene richiesto alcun tipo di approccio particolare in questa forma di esercizio. È necessario il senso di importanza di ciò che stai facendo. Il suo inestimabile valore per te è la consapevolezza che stai cercando di fare qualcosa di veramente santo. La salvezza è la tua realizzazione più felice e anche l'unico ad avere un qualche significato, perché è l'unica ad essere realmente utile per te. Se sorge comunque una qualsiasi forma di resistenza, fermati. Fermati abbastanza a lungo da riprendere l'idea di oggi tenendo gli occhi chiusi, a meno che tu non sia consapevole di provare paura. In questo caso troverai probabilmente più rassicurante riaprire brevemente gli occhi. Cerca comunque di ritornare il più presto possibile a fare l'esercizio ad occhi chiusi. Se fai gli esercizi correttamente, dovresti sentire un senso di rilassamento e anche la sensazione che stai avvicinando alla luce. Se addirittura non vi stai entrando, e lo capirai che cosa voglio dire. Cerca di pensare alla luce, senza né forma né limiti, mentre vai oltre i pensieri di questo mondo, e non dimenticare che essi non possono tenerti aggrappato al mondo, a meno che tu non dia loro il potere di farlo, perché ricordati che il potere è nelle tue mani. Più tu dai attenzione a quell'illusione, più si rafforza. Se smetti di credere in quella determinata illusione o in quel determinato pensiero, smette di esistere, sparisce. Ripeti spesso l'idea durante la giornata, ad occhi aperti o chiusi, a seconda di come ti sembra meglio sul momento, ma non dimenticare, soprattutto sii determinato a non dimenticare oggi che Dio è la luce in cui vedo e tu sei determinato a vedere con tutte le tue forze. Allora, a domani e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti!